Oggi si presenta un monumento che vuole essere un inno alla vita, ma anche un ricordo alle vittime della strada. Principalmente il ricordo ai nostri cari, cioè di noi associati che facciamo parte dell'associazione Vittime della Strada, abbiamo la maggior parte di noi perso appunto un proprio caro, un figlio, una madre, un cugino, però come dicevo poco fa è la società pure che perde un membro, un essere umano che poteva diventare un giorno qualcosa, qualcuno, quindi è un tema che riguarda da tutti, non riguarda soltanto noi associati, non riguarda soltanto noi che abbiamo perso un proprio caro sulle strade, ma è una tematica che riguarda tutti gli utenti della strada e non, perché purtroppo gli incidenti sulla strada avvengono anche alle persone che non sono alla guida. A maggior ragione chi ha il volante in mano di un qualsiasi mezzo deve sempre tenere presente in mente che è come se avesse un'arma in mano e bisogna utilizzarla nella maniera giusta e corretta e responsabile. Oggi parte anche una raccolta di fondi che permetterà a questo prototipo di diventare un vero e proprio monumento bronzeo. Quello che ci auguriamo noi Associazione Vittime della Strada di Agrigento è proprio questo, poter realizzare questo meraviglioso prototipo che adesso è in cartapesta in Lega e poterlo rifinire in bronzo. Per fare ciò abbiamo bisogno proprio dell'aiuto e il sostegno di tutti voi indistintamente e ci accontentiamo anche di un qualsiasi contributo perché è sempre ben accetto ed essenziale per noi per poter realizzare appunto questo monumento che tra l'altro appunto sarà anche un arricchimento a livello artistico nella città. Basti ricordare che sarà il primo monumento in Sicilia e questo per noi è pure un orgoglio perché avere un monumento così di questa portata in Sicilia è quanto dire. Lei è l'artista che ha realizzato l'opera, vediamo un ragazzo con un casco in mano. Sì, oddio, è questa. Ci spieghi un po' qual è? Sì, manifesta un pochettino non tanto la dinamica o la traduzione dell'incidente, per carità, non voleva essere visto praticamente sotto il punto di vista così qualitativo, assolutamente. Viceversa, vuole semplicemente mettere in risalto l'importanza della vita. Ecco, quindi vediamo che cosa, che il dubbio amiletico dell'essere o non essere viene un attimo così preso in prestito e convertito, modificato in esserci o non esserci. Quindi vediamo che l'importanza, che il valore della vita viene nello stesso tempo un attimo considerato in questa maniera, artisticamente parlando. Quindi vediamo semplicemente che si materializza su questa scena la figura di un adolescente che sorregge il casco. Quindi il principe che interroga il teschio, quindi l'ammileto che così ha dei dubbi esistenziali sulla vita, viene intercalato in un contesto diverso con un ragazzo che si riflette sull'immagine speculare del casco, sull'importanza della vita, quindi si chiede se poteva essere evitato o meno un particolare evento, quello che già era successo. Successivamente nella parte posteriore una figura materna si delinea soccorrendo immediatamente sul luogo dell'incidente, quindi con il suo velo vuole un attimo proteggere, isolare ad occhi indiscreti tutta la scena dal contesto circostante, quindi il velo che diventa successivamente la stele del monumento stesso. E ancora la figura svuotata della figura della madre, della sembianza materna, svuotata perché il dolore l'ha privata della propria interiorità, ecco, la consistenza vitale era della mamma stessa. Questo quindi vuole essere semplicemente un monito, vuole essere un suggerimento, vuole dare un consiglio a chi sta per intraprendere un percorso a prestare maggiore attenzione e responsabilità affinché non vengano lesi i valori della vita, e propri e individuali e sociali.